Faenza e i comuni del compressore faentino, che compongono l'Unione della Romagna Faentina, risentono inevitabilmente della situazione di crisi che tocca il nostro paese, la stessa nostra regione, l'Europa, no? Perché il mercato in cui operano le imprese è di questa dimensione. C'è una forte contrazione del consumo interno e questo ha determinato per le imprese che hanno un mercato locale, intendo regionale e nazionale, inevitabilmente una contrazione dei loro margini economici e dei loro margini operativi. Chi invece opera in un mercato internazionale riesce a raccogliere opportunità migliori legate a un segnale di ripresa che in qualche modo in Europa persiste più ancora che in Italia. Di pochi giorni fa la notizia di un incremento del prodotto interno lordo della Germania e, se non ricordo male, anche dell'Inghilterra, che supera lo 0,7%, quando in Italia c'era ancora una contrazione. E ci sono segnali che dicono che nella seconda metà del 2014 si dovrebbe concretizzare una ripresa economica di tutta Europa. Speriamo di riuscire a essere in grado di cogliere queste opportunità che toccheranno inevitabilmente anche le imprese più piccole che sono insediate e operano nel nostro territorio. Quindi segnali di preoccupazione, segnali di difficoltà, opportunità di sviluppo che vanno tutti cogliere, sempre che il territorio e il nostro paese decidano, no, di compiere scelte adeguate ad affrontare questo mercato che sta cambiando anche molto rapidamente. Credo che a fronte di segnali di preoccupazione veri, innegabilmente veri, vi possono essere quindi anche opportunità che vanno colte. Come associazione stiamo lavorando per lavorare affinché le imprese che hanno capacità e potenzialità di affrontare un mercato internazionale riescono ad aggregarsi per poter cogliere le opportunità che gli stessi bandi regionali, in questi giorni è aperto un bando regionale che eroga contributi fino al 50% per l'internazionalizzazione delle imprese. Uno dei nostri obiettivi, e anche qui nel territorio lavoriamo in questa direzione, è di poter fare aggregare imprese, anche a volte concorrenziali l'una all'altra, per mettere insieme opportunità e per cogliere questo mercato di lavoro che si apre, questo mercato economico che si apre per imprese che fanno fiere, manifestazioni di natura internazionale, per poter appunto raggiungere mercati nuovi, clienti nuovi e affrontare così queste opportunità. C'è poi il tema nazionale, locale, di grande attualità legata alla fiscalità. Il nostro paese risente in modo innegabile e fortemente penalizzante per le imprese di una pressione fiscale eccessiva, esorbitante, anche in un quadro di incertezza di definizione dei contenuti di tante normative così importanti per le imprese. Pensiamo a tutta la vicenda IMU. Si pagherà, non si pagherà l'IMU? In questi giorni il governo ha deciso di chiudere definitivamente per la prima rata, un punto interrogativo ancora per la seconda rata dell'IMU, un punto interrogativo sull'applicazione o meno, sull'aumento dell'IVA. Bene, noi non possiamo avere imprese che anche per adempimenti come questi vivono ancora in una situazione di incertezza. L'IVA non deve essere aumentata, l'IMU per le imprese, per i beni strumentali delle imprese, non deve essere applicata, deve essere applicata una defiscalizzazione in favore. Il capannone dell'impresa artigiana è un bene non di investimento, ma il bene necessario a produrre reddito per quell'impresa e per i lavoratori di quell'impresa. Quindi non può essere trattata alla stregua di una seconda casa o di una prima casa.
noi chiediamo che vi sia l'eliminazione di questo carico fiscale, così come vi chiediamo che vi sia una semplificazione nei carichi fiscali sulle imprese, perché qui stiamo arrivando a dei livelli insopportabili per qualsiasi impresa che deve affrontare un mercato fortemente competitivo e penalizzante per il sistema di piccole imprese che caratterizza prevalentemente il nostro paese. Oltre il 98% delle imprese ha meno di 20 dipendenti, non possiamo immaginare che gli oneri amministrativi, finanziari previsti per le imprese siano i medesimi che sono applicati per le grandi industrie. Ogni 3 giorni c'è un adempimento significativo per le imprese. Ora, un adempimento per un'impresa individuale, moltissime sono imprese individuali nel nostro territorio, non è la stessa cosa o non ha lo stesso carico nei confronti di un'industria, oppure non ha lo stesso carico nei confronti di un'impresa piccola e media impresa strutturata che può avere un ufficio, che può avere impiegati che la possono affiancare. Quindi c'è bisogno di riduzione della pressione fiscale, contrasto forte e deciso all'abusivismo, a chi senza le necessarie competenze esegue dei lavori che penalizzano fortemente le imprese che operano nella trasparenza e nella legalità. Pensiamo alla impresa che senza pagare nessun tipo di onere continua a svolgere il lavoro, che fa concorrenza leale, sleale e penalizza la qualità delle imprese. Molte volte c'è una, mi verrebbe dire, una complicità, comunque c'è una connivenza da parte dell'utente. Io penso alla persona che si fa fare i capelli a casa da una persona abusiva, senza rispetto delle norme di sicurezza, senza rispetto delle norme igieniche, senza rispetto del controllo e di quella professionalità necessaria per chi opera nell'ambito della sanità e del benessere della persona o della cura della persona. Quindi bisogna intervenire pesantemente per contrastare gli elementi di abusivismo, perché ognuno faccia la propria parte nel sostenere gli oneri. E poi occorre quindi eliminare balzelli e adempimenti che vanno modulati diversamente a seconda della dimensione dell'impresa, perché non è pensabile che il piccolo trasformazione dei prodotti alimentari abbia gli medesimi adempimenti della Barilla. Sono due cose completamente diverse, anche se il tema della igienicità e sicurezza va ovviamente posto davanti. E il nostro territorio ha bisogno di avere investimenti che riqualificano sul piano infrastrutturale, velocità nei collegamenti, intendo dire velocità nei collegamenti anche nelle linee informatiche. Oggi avere tempi di attesa di fronte al computer per inviare o ricevere documentazione, anche qui è come avere un ingorgo sulla strada che blocca il percorso delle merci. Interventi quindi infrastrutturali in tutti i campi, sia nelle linee immateriali e nelle linee materiali. Abbiamo alcuni interventi nelle infrastrutture del territorio che devono essere messi in atto per migliorare la comunicazione. Io ne voglio citare uno significativo, importantissimo e prioritario, quello della realizzazione del nuovo casello sulla 14 tra Castel Bolognese e Solarolo. Ha indicato la realizzazione di un casello che consentirebbe per tutta la vallata del Segno e per tutta una bella area, una bella parte dell'area lughese, di poter accedere facilissimamente alla grande via di comunicazione dell'autostrada dell'A14 senza dover realizzare nuove infrastrutture viarie. Quella è un'opera pronta, deve essere appaltata la realizzazione collegata all'ampliamento della quarta corsia, della realizzazione della quarta corsia dinamica sulla A14, e sollecito un intervento chiaro, deciso da parte delle istituzioni di questo territorio perché quel casello venga realizzato. Serve a tutta la comunità, a tutto il territorio. Poi ci sono interventi storici, penso alla circonvallazione di Castel Bolognese che è sollecitata da tutte le istituzioni, ma molte
interventi di miglioramento della viabilità e nelle infrastrutture. Bisogna creare quindi le condizioni perché questo territorio torni a essere appetibile, interessante, favorevole all'insediamento di imprese, insediamento e ampliamento di imprese nel territorio, perché il primo obiettivo è creare le condizioni perché le imprese che esistono possono proseguire e sviluppare. Abbiamo la presenza di centri di ricerca, abbiamo la presenza significativa di una forte differenzializzazione e qualificazione delle aziende che operano nel settore manifatturiero di questo territorio. Priorità al settore manifatturiero, priorità al settore dei servizi. Senza questi due elementi il territorio non può svilupparsi. Poi abbiamo il tema di poter affiancare questo recupero del rapporto con l'internazionalizzazione, perché senza di questo difficilmente potremmo agganciare, viene sempre presa ad esempio la locomotiva, bene, una locomotiva che sta mettendosi in moto in Europa, e noi abbiamo bisogno di stare in quel contesto. Quindi l'appello è da una parte essere capaci a realizzare infrastrutture, capaci a realizzare servizi che fanno aggregazione di impresa per poter operare in un mercato internazionale, ridare slancio ai consumi nel paese, e quindi significa creare le condizioni di sviluppo dell'occupazione. Se l'occupazione nasce soltanto se le imprese possono creare opportunità economiche, avere opportunità economiche che permettano di poter fare occupazione, creare nuova occupazione e quindi dare impulso all'economia. Credo che sia significativo che in questo contesto ci sia una forte attenzione al tema del credito. E la restrizione economica che abbiamo sentito tutti penalizza fortemente il credito in favore delle imprese. Senza credito le imprese non sono in grado di fare girare l'economia, fare girare i loro ordini. E abbiamo bisogno che il credito accompagni le imprese. Noi abbiamo costituito negli anni scorsi un importante consorzio di garanzia in favore delle imprese, che è un consorzio regionale, si chiama Unifidi, si parla di imprese dell'artigianato e della piccola impresa. Nello scorso anno, nello stesso periodo, nei primi sei mesi dell'anno, avevamo erogato circa 30 milioni di euro nel comprensorio Faintin. Devo dire che vi è una forte contrazione di richieste di credito da parte delle imprese, e i 30 milioni, mi chiedo scusa, erano a livello annuale, su base annuale. Quest'anno, rispetto ai 17 milioni dei primi sei mesi del 2012, siamo a 9 milioni di finanziamenti erogati per circa 130 imprese che abbiamo seguito nell'accesso al credito. Abbiamo bisogno che il mondo del credito, istituto di credito locali e non solo locali che operano in questo territorio, accompagnino le piccole imprese. Se vogliamo creare opportunità di sviluppo delle nostre economie.